Oggi preparo pollo allo spiedo, ma cucinato sul camino. Allora, questo è un pollo già pronto per essere cucinato, pesa 2,5 kg. Poi serve del burro, aromi per gli arrosti, il pepe nero o bianco come preferite, io preferisco il nero, del sale aromatizzato, dello spago perché bisogna legarlo. E tenete a portata di mano della carta da cucina perché il pollo è unto e ne avrete bisogno. Allora, inizio ad aromatizzare l'interno del pollo. Per questa operazione uso del sale aromatizzato. Ecco, mettiamo dentro. Ok, poi mettiamo anche del pepe. Po' di aromi. Poi io metto anche un pezzo di burro all'interno. Ecco, che poi distribuirà bene anche gli aromi quando si scioglie. Allora metto due pezzi di burro qui nelle ali. Spalmo con un pochino di burro il pollo, devo ammorbidirlo. Allora, con un po' di burro e un pochino di aromi faccio una pallina, la scaldo un pochino tra le mani e poi inizio a spalmarlo un pochino sul pollo, bene qui in mezzo alle cosce. Bene. Bene, giro il pollo e lo passo anche bene sulla schiena. Ecco. Dopo si scioglierà bene in cottura, Perfetto. Assaggiamo un po', perfetto così, bene. Mettiamo ancora al suo posto il burro. Questo serve anche a far attaccare bene gli aromi, questa operazione. Adesso bisogna legare il pollo. Perciò, cominciamo con legare le zampe. Devono restare bene aderenti al corpo dopo, perché altrimenti potrebbero dare problemi, insomma, quando si spieda, perché un pollo che si muove sullo spiedo non va bene. Perciò cominciate prima a collegare le gambe del pollo, poi dopo legheremo proprio tutto il corpo in modo che sia ben compatto.
Eccoci qua. Possiamo adesso mettere il pepe tranquillamente. Svilupperà del grasso che andrà poi raccolto con una leccarda messa vicino allo spiedo e con quello poi si spennellerà il pollo. Volendo si potrà aggiungere ovviamente un pochino d'olio se preferite, l'olio al burro, mettiamo ancora un po' di aromi. Questi sono salvia e rosmarino con un po' di alloro tritati. A me piace insaporirlo bene. Allora, il camino andrà tenuto a fuoco vivace, ma il pollo dovrà essere davanti al fuoco, non sopra, altrimenti brucerà.